I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti nella TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, nuovo appuntamento di giugno, il primo del mese, con me, come sempre, il mago Tony Cioli Puviani. E come sempre vi tocca un po' la presentazione di TICMIL. Qualcuno di voi ormai la conosce a memoria, però vedo che ci sono sempre nuove persone, nuovi iscritti, e quindi 2 minuti dedicati al broker mi sembra doveroso. Allora, TICMIL è un broker non dealing desk con il 100% delle posizioni che vengono inviate ai liquidity providers, non ci sono report, nessuna limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come lo scalping e l'arbitraggio e la velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,1 secondo garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con le commissioni più basse del settore. E la regolamentazione è la più forte in Europa, la FCA UK, con fondi segregati, separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. Quindi l'assicurazione è stata alzata dalla FCA da 50.000 è passata a 85.000. Non ci sono costi né sui depositi né sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server di TICMIL, da quelli più importanti del North Virginia, Londra e New York, e poi ci sono quelli di backup. Potete in qualsiasi momento confrontare gli spread di TICMIL con gli altri competitor dal sito esterno di MyFXBook e noterete quasi sempre che TICMIL ha gli spread, comprese le commissioni, tra le più basse. Grazie a queste caratteristiche, TICMIL è stata premiata per 2 volte consecutive, 2 anni consecutivi, come miglior broker per esecuzione degli ordini nel 2018 e nel 2019. Allora, io ho finito con la presentazione del broker, mi sposto in piattaforma. Allora, Tony, io con questa volatilità un po' di operazioni le ho aperte. Intanto, volevo farvi vedere un po' quell'operazione che avevamo lasciato nell'ultimo appuntamento sullo short del FTSE MIB, perché è stato chiuso anche questo in profitto e vedete come anche qui un po' di fortuna c'è stata, perché l'ordine, e questo anche complimenti al broker, è stato sfiorato il mio stop, lo vedete da questo trattino rosso, qui è stato sfiorato lo stop, per pochi punti non è stato colpito e poi grazie al gap successivo della settimana entrante, quindi di lunedì, sono riuscito a chiudere quello short che avevo aperto insieme a Tony. Quindi grazie Tony, perché da quell'operazione si è guadagnati circa un'ottantina di euro, quindi il conto continua a salire. Questo significa che stiamo facendo delle buonissime operazioni. Io per oggi ne ho fatte già qualcuna. Tony, tu come vedi il... Mi dicono che si vede forse il disclaimer. Aspettate. GoToWebinar purtroppo a volte si pianta. Allora, dicevo, l'operazione che abbiamo fatto il venerdì con Tony, l'ultima volta che ci siamo visti, era qui lo short fatto a 12.000, a 19.730. Dicevo che l'ordine è stato sfiorato, quindi era stato quasi preso lo stop, vedete da questo trattino orizzontale rosso, però grazie poi anche all'esecuzione del broker non è stato colpito e il lunedì successivo, grazie qui al gap, sono riuscito a chiudere l'operazione. Quindi su quello short, Tony, sicuramente te lo ricorderai che avevamo fatto, anzi ti prendi tu tutto il merito perché era stata una tua iniziativa e io ho soltanto seguito la tua operatività e quindi poi il lunedì successivo sono riuscito a chiudere con un'ottantina di euro. Dicevo, questo conto che insieme a Tony stiamo portando sempre però a livello didattico, sta crescendo man mano, quindi questo
siamo già al secondo mese, inizio del secondo mese, e dicevo, per oggi ho fatto già qualche operazione, visto comunque la volatilità. E, Tony, tu non so come vedi un po' i mercati dopo la BCE, se sei rimasto anche un po' sorpreso dal dato di ieri sull'ADP, che magari potrebbe anche poi avere un'influenza domani sul non farm payrolls. Ma guarda, allora parliamo della BCE. Della BCE abbiamo visto un po' le evoluzioni, un po' un classico quello che è successo oggi, perché in genere quando parla Draghi il mercato ha sempre, che ripetiamo, governano sempre le aspettative tra gli operatori, non è importante mai quello che è, il dato oggettivo non gliene frega mai niente a nessuno, quello che è. Ma quello che si spera che è, quello che ci si aspetta che è, perché si compra solo per anticipare qualcun altro e rivendergli quello che hai comperato nel momento in cui quello che speravi avvenisse magari avviene. Questa è la logica dei mercati fondamentalisti, per cui andare a chiedersi tanti perché o non perché non ha molto senso. Quindi se uno mi chiede oggi come mai ha stornato il FIB che era arrivato sulla soglia del 20.400, come mai il DAX ha stornato che era arrivato addirittura a 12.077, come mai il Bund ha fatto questo movimento? Le motivazioni sono sempre difficili da dare, oppure andrebbe detto come mai eravamo arrivati a 20.390 di FIB per poi riscendere al momento attuale a 20.170. Ecco, è questa la verità. La verità è quindi che se vogliamo esaminare la giornata di oggi, c'erano delle aspettative che ai mercati azionari piacciono sempre, di probabile, non probabilissimo, ma probabile fatto che addirittura diminuissero i tassi di interesse. E voi direte: ma come? I tassi di interesse sono a zero, come fanno a diminuire? No, 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 possono essere diminuiti perché i tassi possono essere portati da livello zero a livello ne negativo, meno 0,20, meno 0,25, meno 0,30. Il tasso negativo sui depositi delle istituzioni finanziarie presso la BCE, che noi sappiamo essere meno 0,4, poteva essere portato a meno 0,5, a meno 0,6. E questo vuol dire di fatto penalizzare ulteriormente i detentori di liquidità. Questo vuol dire che la liquidità diventa un onere passivo e in qualche modo volentieri, insomma, diciamo, si è costretti a convogliarla negli asset finanziari che non sono ovviamente penalizzati. Ovviamente, e quali sono questi asset finanziari? Sono tutti quelli che noi conosciamo, a partire ad esempio dalle obbligazioni. Le obbligazioni sarebbero spinte, tant'è vero che un bond è meno 0,2 il rendimento, proprio perché meno 0,4 sarebbe la gabella imposta dalla banca centrale, e uno dice: costretto, mi indebito e compro il credito dello Stato tedesco per tanti anni, ma evito di pagare sta gabella, ad esempio. Oppure va nelle azioni perché, meno male, hanno sempre valore relativo all'utile che viene poi o distribuito o mantenuto in riserva per fortificare l'azienda, e quindi c'è anche questo valore. Diminuire i tassi vuol dire cercare di fare apprezzare di più le azioni, i multipli. Cosa sono questi multipli? Il classico multiplo è quanto volte è un'azione il suo utile. Parlo proprio il price earning, no? Quindi se un multiplo, dico dei numeri generali, non voglio fare la lezione, un multiplo accettabile è 20, cioè se l'azione deve valere 20 volte a seconda poi del settore, della maturità del settore, dell'innovazione, dell'azione, del periodo, eccetera, eccetera, però deve valere 20 volte il valore dell'azione, il suo utile lordo che riesce a generare, non il dividendo, ma parlo di utile, ecco che una compressione incredibile dei tassi di interesse, addirittura portati a negativi, o delle obbligazioni che poi si riflettono sull'obbligazione dei debiti sovrani che diventano negative,
le obbligazioni AAA sono tutte negative, addirittura tutte quelle della Germania, escluso il trentennale. Ecco che evidentemente questi multipli hanno maggiore valore, cioè le azioni hanno maggiore valore quando non ci sono alternative di rendimenti. Questo l'abbiamo spiegato. Quindi oggi Draghi, non dico che ha deluso perché non si pensava potesse portare subito i tassi negativi, ma ha detto per 6 mesi non spostiamo i tassi. Ecco, non spostare che una volta a tassi zero uno dice per 6 mesi non li alza, invece voleva dire per 6 mesi non abbassi. Il mercato un pochettino è rimasto deluso, è una parola sbagliata, però meno speranzoso di prima, e ha ritracciato e è andato esattamente allo stesso valore che era ieri, 20,170 al FIB, 19, insomma, sostanzialmente vediamo i movimenti sono tutti prossimi allo zero, questa è la spiegazione, poi vediamo anche cosa si può fare. Movimento, se chiunque vuole andare a vedere il movimento del Bund, se uno va a vedere il movimento del Bund, ecco questo che vi ho spiegato in premessa, ve lo faccio vedere graficamente. Per dirvi perché faccio questi ragionamenti, non perché sia un millantatore, un genio o uno che gli piace parlare di aria fritta, è perché vedo i movimenti degli strumenti. Allora, dal momento in cui vediamo un Bund che quando hanno fatto il comunicato del 3,5-46 crolla, vedete qui c'è stato il momento in cui ha fatto il comunicato, era il 1,50, addirittura c'è un massimo di 171,54. Immediatamente il Bund storna, storna e va sotto i 171, perde, poi dopo addirittura arriva a 170,60 alle 3, quando c'è il comunicato ufficiale. Quindi il Bund perde quasi una figura di rally nel suo range. Proprio perché dice, beh, che ci sto a fare a un rendimento negativo meno 0,20? Cosa ci sto a fare? Non è giusto perché i tassi non andranno negativi fino a quel punto. Tutto qui. E quindi c'è stato questo movimento del Bund, che adesso tra l'altro sta anche riprendendo le quotazioni, che sta a significare che i tassi non verranno mossi, le borse un pochettino deluse. Il Bund ritorna esattamente ai valori di ieri, poi si è andato un po' sotto, un po' su e si riprende tutto normalmente. Allora, è passata la storia della BCE. Secondo me, sostanzialmente non è successo niente, non è successo niente, nel senso che bene o male, tassi negativi non abbiamo. Sono state date delle regole per le nuove. Quello che ho percepito, non ho ancora letto niente di ufficiale, ma ho letto dei flash, per le nuove TLTRO che partiranno a settembre, ovvero le banche, secondo determinati criteri, potranno avere questi soldi allo meno 0,3, meno 0,3, cioè io presto i soldi e ti pago per prestarti i soldi, avete capito bene? Capito Giuseppe? Sì, ho seguito anche il tuo precedente intervento dove hai spiegato. Meno 0,3 non lo spieghiamo perché possiamo sembrare dei pazzi, cioè le banche avranno, non so, 100 milioni di euro UniCredit e per premio gli danno uno 0,3. È una cosa fantastica, questo mondo all'incontrario, per cui se uno ha dei soldi in prestito ha il premio, ma perché? Perché il sistema bancario è asfittico, non è pieno di liquidità, non riesce più a prestare i soldi perché c'è crisi di sistema sotto questo aspetto, le imprese, le aziende, le famiglie fanno sempre più fatica. C'erano dei rapporti sui giornali dello scorso weekend, domenica scorsa, dove dicevano che Banca Italia è estremamente preoccupata perché il sistema italiano ha prestato, adesso le cifre le avevo lette, non vorrei sbagliare, comunque si parlava di una decrescita tra il 2018 e il 2019 che può essere di oltre il 10-15% e tra il 2017 e il 2018 c'è stato un 10% circa in meno, cioè ogni anno che passa le banche, se prima prestavano 1.300 miliardi, poi adesso ne hanno prestate l'anno scorso 1.100, quest'anno probabilmente ne presteranno meno di 1.000. Questi sono in grosso modo gli ordini di valore, che vuol dire che le banche non sono in grado di prestare i soldi, malgrado il tasso sia zero. E che vuol dire? Vuol dire che effettivamente
nessuno si, anche gli imprenditori hanno piacere di indebitarsi se magari gli aumentano il marketing del proprio prodotto che produce, se ha bisogno di comprare nuovi macchinari, se ha bisogno di aggiornarsi, di spendere in ricerca e sviluppo, se ha bisogno di prendere nuove persone. E questo non c'è, questo è il sistema attuale. Detto questo, quindi per finire, così spieghiamo anche la BCE, il tasso, le banche che si accollano l'onere di prendere i soldi in prestito addirittura hanno un premio. Perché eventualmente la detenzione di questa liquidità nel sistema della BCE gli costerebbe uno 0,4. Perché chiunque, noi, a noi no, ma qualche privato cittadino in qualche paese estero paga, qualcuno paga addirittura con Interactive broker americano, se ha la liquidità paga uno 0,4. E quindi avere della gran liquidità costa se non la utilizzi. E siccome non riesci a utilizzarla, la BCE è costretta a dare un premio a chi si becca la liquidità. Questa è la sintesi di quello che è successo oggi alle 2:30. Detto questo, che è un po' agghiacciante, direbbe Conte. Questo, cosa vediamo? Vediamo un ritracciamento degli indici, perché delusi dal fatto che questa straordinarietà, questa politica straordinaria non sia meno straordinaria, non sia così straordinaria da portare i tassi negativi, e sta ritracciando addirittura, mentre parlo, vedo che il FIB sta andando in territorio negativo e il DAX sta confermando in territorio negativo. Esatto, Tony, proprio per questo io mi aggancio un po' a quello che stai per argomentare, perché ci sono un po' di domande per te, quindi io direi di iniziare un po' a girartele. Allora, sul diciamo mondo Italia, Gianni chiede quali prospettive per i tassi italiani, e poi Giuseppe ti chiede che cosa ne pensi dell'Italy 40 e poi dell'S&P. Allora, la prima, quali prospettive? Quali prospettive per i tassi italiani? Chiede Gianni. Forse si riferisce al Rendimenti dei BTP. rendimento dei BTP, anche il differenziale dello spread con il bond. Sì, va bene, sì, se si riferisce ai tassi, ma immagino di sì, è l'unica cosa si può riferire. Ma cosa volete che vi dica? Non è facile, il mondo dei tassi è difficilissimo. Allora, vediamo di fare questo argomento in maniera didascalica. Io ho anche qui lo spread, me lo vado a vedere. Spread. Oh. Dunque, lo spread sta risalendo un pochettino, 273, avevo visto meno di 270. Abbiamo il BTP che rende circa il 2,9, direi a occhio, perché 273, 0,20 è negativo il Bund, per cui vuol dire che rende circa il 2,9, non so se avete capito il passaggio. Quali prospettive? Ma l'Italia, per quello che è la mia esperienza, quando, questo lo ripeto, questo è importante, questo è il concetto da tenere in questi giorni. Fisso, io avrò sempre questo concetto, tutte le trasmissioni che rifarò vi ripeterò sempre la stessa cosa. Fino a che ci sarà la procedura di infrazione, ovvero questa minaccia dalla parte della Commissione, e non verrà stabilito con certezza o la sanzione o l'annullamento della procedura. La procedura di, non vorrei sbagliare, ma la procedura di infrazione è stata suggerita dalla Commissione, ma deve essere vagliata e poi decisa. Non vorrei sbagliare, non me ne volete, ma proprio tutto, non riesco a studiarla, ma dovrebbe essere così, dal Consiglio, tanto ci ho un esempio, dal Consiglio d'Europa, dal Consiglio d'Europa. Dal Consiglio. Il Consiglio sono il Presidente del Consiglio e sono tutti i capi di Stato dei 24-23 paesi aderenti all'Unione Euro. Ok? Allora, siccome gli operatori, questo è importantissimo, quelli forti, istituzionali, non giocano e hanno paura non di sbagliare, perché chi fa le scelte, se sbaglia, lo qualifica. Chiunque farà delle scelte viene qualificato.
positivamente se sbaglia, perché chi non sbaglia mai non è né un trader né un gestore, né un coglione. Chi non sbaglia mai è un coglione. Scusate il termine forte, ma chi non sbaglia mai è un coglione. C'è questa, gli operatori, i gestori, i fondi, gli esteri, chi ha delle iniziative di un certo peso non entrerà mai con nuove iniziative importanti in Italia, anche a qualsiasi prezzo, perché sarebbe per lui imperdonabile da parte dei propri clienti o del gestore capo dire: beccare in Italia un 10% di drawdown e venire sgridato perché gli dici: ma guarda che c'è una procedura di infrazione aperta sull'Italia e tu sei andato a comprare proprio adesso che c'avevi la procedura di infrazione. Avete capito? Non lo fa il gestore, non lo fa, magari lo faccio io privatamente se c'è qualche occasione, ma il gestore. Quindi in questa situazione che si è venuta a creare da martedì, ovvero quando ufficialmente è arrivata la lettera, si è letta, c'è stata la motivazione, sono gli ultimi anni, quello che volete, e si sarà in questo limbo di scelta, non scelta, ce la fanno, non ce la fanno, Moscovici sì, Moscovici no, chi sarà il nuovo? L'Italia non può salire, non può salire nel senso di indice top, può arrivare a 25, 26, ma non può salire perché? Questo si è visto benissimo nel giorno di rialzo di martedì scorso, dove tutti le borse americane, il Nasdaq cosa ha chiuso, più 3, il recupero di lunedì. C'è stata una giornata, non vorrei sbagliare, martedì, dove anche il DAX andò bene, l'America andò bene, l'Italia rimaneva sempre lì in pressione, andava male, sempre lì bloccata. Poi è fatto. Questa è la mia idea operativa. Quindi abbiamo un vantaggio enorme. Abbiamo un vantaggio enorme. Sappiamo che l'Italia più di tanto non può salire, secondo me, secondo Tony, non può salire perché gli operatori comprano quelli seri o quelli forti, comprano su delle situazioni, non perché ha bucato il doppio massimo, il doppio minimo, arriva la banda che c'ha il segnale. Quello non lo fanno in questo caso qui almeno. Consentitemi, ma entrerà quando ci sarà chiarezza, sia in un senso sia in un altro. Quello è bello. Può darsi che arrivi, track, tra un mese, procedura infrazione per l'Italia, gli diamo 3 miliardi di multa. Da quel momento si sale perché il mercato l'ha già scontato là e non c'è un nuovo ostacolo di instabilità di fronte. Quindi ho dato sta chicca qui, secondo me ho roccolato, qualcuno mi ha chiesto come lo vede il FTSE MIB, purtroppo potrei dire al superamento del 24 potremmo andare a 28 per trovare 21,2, ma queste robe non le dico, al superamento dell'ostacolo, commissione, procedure di infrazione, eccetera, probabilmente rimbalzeremo, è evidente, l'ultima cosa che posso dire, è evidente che il contesto mondiale di ripresa o no degli indici aiuterà l'Italia o a guadagnare poco, nel senso che è ovvio che se, così spiego, che se il DAX va a 13.000 la prossima settimana, o il Dow Jones, oppure l'S&P va a 3.000, l'Italia non è che sta ferma, però l'accelerazione d'Italia dovrebbe essere inferiore, sottoperformare gli indici di ripresa. Al tempo stesso, se viene giù, dovrebbe invece sottoperformare. Insomma, questa è la mia view per rispondere alla domanda. Quindi, poi collegandomi un po' alla domanda di Francesco, da questa tua analisi, Tony, lui chiede, a questo punto, vista un po' la debolezza dell'indice, del nostro indice rispetto agli altri, sarebbe ipotizzabile un long di Eurostoxx 50 short di FTSE MIB? In un'ottica di medio periodo, però, dice Francesco. Beh, Francesco ha di fatto tradotto con 3 parole quello che io in 5 minuti ho cercato di spiegare, va bene.
Sì, cioè lui giustamente ha intuito molto bene, mi metto in un'ottica di spread trading, visto che abbiamo detto che l'Italia probabilmente avrà una debolezza relativa, che poi erano le ultime mie tre frasi, erano proprio queste, e mettersi su un indice europeo con l'Eurostoxx mi sembra abbia i 50 titoli più rappresentativi dei panieri dell'Europa, in contrasto con un'Italia che ha questa scure per qualche giorno, per qualche periodo, può essere una buona idea? Rispondo sì. Va bene, grazie. Sì, hai tradotto benissimo quello che ho detto. È forse l'unica, un po' l'unico neo in questa situazione, è un po' diciamo, il paniere dell'Eurostoxx composto da settori bancari che potrebbe un po' forse influire. Allora. Certo, però attenzione, sì, certo, nell'Eurostoxx c'è molte banche e dunque, adesso una volta sapevo benissimo, banche italiane, di sicuro una volta c'è Banca Intesa e Unicredit era stata tolta fuori, forse adesso è stata riammessa dopo l'aumento di capitale a seconda delle cose. Però in situazione di spread ovviamente è chiaro che qualcosa di italiano c'è. Viene drenato, però è sempre vantaggioso farlo. Ecco. Certo, sarebbe meglio avere un Eurostoxx depurato dall'italiano. Lo vediamo qui un po', vediamo un po' le componenti italiane. C'è Intesa, Eni, Enel. Non c'era Unicredit. Intesa, forse generale, forse, ma direi di no. Vediamo Enel, Eni. Intesa, Enel, basta. No, io mi ricordo quando hanno tolto Unicredit, mi ricordo benissimo quando hanno tolto Unicredit, però poi è un gioco di coefficienti e flottante capitalizzazione, per cui dopo l'aumento di capitale 2 anni fa dell'Unicredit si era molto ricapitalizzato, poteva rientrarci. Lei ti Ecco. confermo che non c'è nemmeno Generali, Bene, cioè allora. Enel è Intesa, poi un po' la componente francese, tedesca, anche un po' spagnola, belga, olandese, comunque ci sono le 50 società più capitalizzate e quindi poi potete vedere anche voi io l'ho preso qui dal primo sito che ho visto da Google, quindi si può fare poi tutte le verifiche del caso. Tony, io continuo con le domande perché, come sempre, ne sono tantissime. Allora, vediamo un po'. Io cerco sempre anche di seguire un po' il filo per non far ripetere a Tony sempre poi gli stessi concetti, perché le domande sono poi sempre attinenti per lo più al nostro indice. Allora, Giuseppe chiede: il mago Tony Dio del Nasdaq ci potrebbe dare una piccola dritta fattibile all'arrivo a 150-130? Parliamo un po' del Nasdaq, visto che ancora non abbiamo parlato marginalmente, però Tony, sul Nasdaq? Cos'è che aveva chiesto lui? 130? L'arrivo a 150-130. No, non è facile. Indubbiamente non è successo niente in America, non è successo niente, per cui abbiamo avuto, mi sembra, il grande rialzo che c'è stato all'inizio settimana sia dovuto a delle rassicurazioni di Powell, che diceva che nel caso di esplosione o peggioramento e deterioramento della situazione sulla guerra commerciale, la Federal Reserve era sempre pronta a usare il suo bazooka. E questo è bastato. Ma questo ce l'aspettavamo, perché c'è il tergicristallo, non è che va sempre giù o va sempre su, no. E questo siamo tutti d'accordo. Io credo che 150, vedendo anche la dinamica odierna, posso già farlo oggi. Posso già farlo oggi. Non è di quelle che mi metto lì e le faccio in diretta. Io rispondo a tutte le domande, per cui però posso farlo anche oggi, in assenza, perché il trend è decisamente risk-off, orso. Poi ovviamente non è che poi quando è orso scende tutti i giorni, altrimenti saremmo tutti ricchi, perché uno shorta e stare a cavare. Ti devono fare delle traiettorie strane, ti devono fare delle traiettorie strane. E secondo me il
Il Nasdaq, visto che è cresciuto molto velocemente da 6,950 è arrivato a 7,260 oggi, lo vedevo. Visto come sta andando anche adesso, un tocco in area 150 oggi non è assolutamente da escludere. Potrei dire il 50%. Tutto qui. Poi allora sul CFD di TICC 1000 è un po' in corrispondenza del minimo della giornata di ieri, del 5 giugno. Poi passando sempre al FIB, Fausto chiede: Tony, da che livelli inizieresti a comprare l'Italy 40? Ma che bella la differenza. Purtroppo io mi piacerebbe tantissimo essere un analista tecnico che formalizza con i numeri alla rottura. Invece io purtroppo non la ragiono così, il che non vuol dire che sia sbagliato ragionarla né come ragiono io. Secondo me non sbaglio assolutamente, ma non è detto neanche che sbaglino gli altri. Sono due specialità differenti. Questo per spiegare, io l'analista fondamentale cerca del valore, cerca delle occasioni, per cui è normale che un fondamentalista operi contro trend, no? Perché una volta stabilito un determinato valore spera che cali per comprarlo. Cioè, io faccio l'esempio del cappotto: quando ho comprato un cappotto della mia vita costava 1200, poi ho aspettato il 30% non mi bastava, è andato a 940, da 1200 a 940 il cappotto, bellissimo. E poi io ho aspettato il giorno del 50%, l'ho preso 600. Quando il coltello che cade, io l'ho preso 600, ma quando l'ho comprato ero molto contento. Non è che l'ho preso perché trend is your friend e tutte queste storie qui. L'ho preso contro trend. Allora uno dice, ma che c'entra questa con la borsa? Invece c'entra. L'analista fondamentale ragiona in questo modo. Una volta che sceglie il titolo da comprare o l'indice da entrare, spera che cali per poterlo prendere. Non comprerà mai al tocco, come fanno tantissime altre persone, anche giustamente secondo il loro punto di vista. Io faccio quella storia di squadra gialla, squadra azzurra, la mattina alle 9 su InvestTV. Quasi tutti comprano al tocco, cioè dicono: a me piace molto il FTSE MIB, mi piace moltissimo, se tocca 20, 140 long. E io dico: ma come? Scusa, adesso costa 20, 80, compro adesso. C'è questo mondo, lui giustamente non è che sono scemo, dirà no perché in quel modo il mercato sancisce una presa di forza. E io invece il fondamentalista, al contrario del tecnico, ha la presunzione di capirne qualcosa di quello che compra. Sa che cos'è un paniere, sa cos'è un FIB, sa le 40 titoli che sono quotati, sa la dinamica dei tassi di interesse, sa la BCE, sa le notizie, segue solo le notizie. Quindi una volta che stabilisce che da comprare una cosa spera che cali per scucchiaiarla al prezzo minore possibile. Detto questo, il livello da comprare del FTSE MIB è il meno possibile, quando però, lo dicevo anche oggi un'altra cosa, possibilmente questa situazione della procedura di infrazione viene esplicitata. Il che sarebbe ancora meglio che venisse il tipo lì, Juncker, con Moscovici, col microfono, dicono: voi italiani siete spaventosi, vi facciamo una procedura di infrazione ufficiale da 6 miliardi, Salvini, e noi ce ne sbattiamo dell'Europa, così, con le cose così. Ecco, quella mattina lì, in quel momento lì, il fondamentalista compra. Capito la differenza? Perché? Perché dice: in questo momento qui il mercato ha scontato tutto quello che si poteva scontare in negativo, procedura di infrazione, ribellione di Salvini, ribellione di tutto. Quindi, siccome ha scontato tutto, il mercato è bravissimo a scontare, diminuiscono i miei rischi, perché peggio di così cosa può succedere? E allora apre il FIB a 4. Secondo voi il giorno della Brexit, quando ha aperto il meno 16%, ho detto: oddio, oddio, gli inglesi vanno via, o ho comprato? Ho comprato tutto il portafoglio, ho anche i documenti, chiedetemelo. Io il giorno della Brexit, questa è la grande differenza. Qui c'è da fare la spesa, c'è da fare. Poi bisogna avere i marroni di tenere le posizioni, saper mediare, gestirle, ma
Gli affari li fai in queste situazioni. Quindi, per rispondere esattamente a quello che mi è stato chiesto, io approfitterei di questi momenti bellissimi per comprare in Italia, che c'è la Francia. L'anno scorso si sono fatti gli affari bellissimi che ha avuto il timing giusto, io un po' anticipato, ma nel caos si fanno i veri affari. Poi, da un punto di vista tecnico, io parlo di queste cose, poi la mia grande abilità è lo scalping, io faccio delle robe a 2 minuti su tutti gli altri discorsi. Oggi ci siamo, siccome abbiamo fatto già 8 lezioni in un certo tipo, oggi abbiamo dato la novità, visto che ci sentiremo tra 10 giorni, di dare qualche nozione di carattere strategico, come la vedo io, che non vuol dire assolutamente ci saranno 1.000 ribelli che diranno no, non c'è. Io però sono sempre disposto, io so quello che ho fatto io so quello che ho fatto io, per cui io sono a pace con me stesso. Se poi un altro operando con delle altre logiche e si mantiene col trading e va bene, io chapeau e ci credo anche, tutto qui. Però fidatevi che uno che guadagna così spera, che vuole investire tosto, non comprerà mai al superamento le Unicredit al superamento dei 14 euro. Le comprerà adesso che valgono 10. Funziona così, eh? Prego. Ok, ottimo Tony, chiarissimo. Allora poi, caspita, siamo già quasi passati 3 quarti d'ora. Allora, vediamo un po' ancora le domande. Io intanto, Tony, il minimo del DAX l'ho comprato Giusto. per la famosa strategia del terzo cristallo. In realtà ho anticipato un po' prima con un'altra SAX, però la sto dividendo. Abbiamo cambiato un'era qui, no? Con questi corsi. Adesso devi aspettare il minimo. Una volta si metteva lo stop sul minimo, no? Esatto, io mettevo il stop, ma mi è Però partito un io dico questo, se si perde tutti, no? Cambiamo le ste regole. Io quando sono entrato in questo mondo mediatico, 5-6 anni fa, non lo conoscevo quello che si diceva in giro, non lo conoscevo. Ma mi sono divertito tantissimo quando sentivo, compro, metti lo stop sul minimo, e dico, come? Sul minimo? Cioè, è tutta una roba. Questo parlo sempre di indici, però, non parliamo mai di commodities. Non parliamo mai che lì invece c'è una logica trend follower che può darsi o di valute che magari ha più senso, cose che conosco anche me. Sugli indici, quando c'è volatilità, tendenzialmente bisogna cercare sempre la logica del tergicristallo. Oppure posso capire di una logica anche lì l'analisi tecnica aiuta quando c'è evidentemente un canale o una resistenza consolidata, un triplo massimo, un quadruplo massimo, proprio una resistenza che nel tempo ha avuto, il superamento di quella resistenza, concordo anch'io che dà via a un moto importante, quindi è giusto stopparsi su determinati livelli. Su questo concordo anch'io, attenzione. Esatto, Tony, io sono il primo a imparare da te perché appunto poi anche diciamo, separare un po' le size, diversificarle. Avete visto adesso sul DAX, al di là delle size, però vedete come il fatto di aver inibito comunque con la strategia del tergicristallo, sono entrato con una buy prima sulla BCE, poi un altro l'ho fatto adesso sul minimo. E sono uscito comunque, diciamo, in piccolo guadagno, ma a livello didattico questo deve fare un po' capire come anche la gestione appunto delle sites con le tecniche che ci sta insegnando Tony siano assolutamente di livello. Ma tra l'altro, scusa, non voglio, con CFD io, come sai, lavoro con Tickmill, ma lavoro anche con Active Trades, ho tanti amici con i CFD. Il vantaggio enorme che ha il CFD è quello che puoi effettivamente scegliere le sites, marcare la tua site, insomma, ci sono delle caratteristiche particolari che hanno i CFD che io invidio, E invidio poi anche. in particolare lo spread è sotto il punto, quindi è tra i migliori, se non il migliore in circolazione. Quindi puoi diversificare le sites perché anche io, come sapete, io trado sul Forex principalmente, però adesso mi sto diversificando
sto imparando insieme a voi con gli indici, e quindi sul DAX posso sezionare comunque le sites, farle in base un po' al capitale. Sul FTSE MIB ancora non mi butto, l'ho fatto l'altra volta, ma non la size è un po' più alta lì come margine, quindi vado sul DAX, preferisco il DAX. Allora, Tony, chiudiamo con alcune altre domande. Giuseppe chiede un acquisto sopra a 200 del Nasdaq, però Tony l'ha spiegato già prima. No, Non so se. vabbè, poi vedi anche lì, purtroppo ogni domanda andrebbe particolarizzata. Allora, secondo me, se uno vuole prendere, io non è che ho spiegato, ho detto che 100, uno mi ha chiesto, può fare 150? Io rispondo sì, può fare, certo. E arriva Mago Tony, dice no, non può fare oggi, come non può fare? Lo può fare, poi ho dato una probabilità non sicura, mi sembra abbia detto 50%. O forse anche meno, anche perché la volatilità sul Nasdaq, però si accende, ultimamente il Nasdaq poi dopo le 7 di sera, le 7 e mezza di sera un po' si accende, può accendersi. Ricordate che domani c'è il no farm payroll, che può sempre dare delle indicazioni contrarian, che lì è il bello, no? Perché se i dati fossero eclatanti, la gente dice, ah, qui Powell non può fare niente, se i dati fossero veramente eccezionali, un po' come ha fatto l'ultima volta, dicono all'inizio va su, poi dicono Powell non può abbassarli perché c'è anche, sentivo prima, lo diceva Zanti, sembra che alla prossima riunione della Fed ci sia il 57 tramite quegli strumenti particolari che misurano le percentuali, il 57% di possibilità che si abbassino i tassi. A luglio. Prossima riunione, adesso sì, credo che sia all'inizio di luglio. Sì, alla prossima di luglio. E quindi le percentuali varieranno tantissimo in base al dato bello brutto. Per cui il paradosso domani, se il dato, così facciamo, ci portiamo avanti per domani, se il dato fosse brutto, sull'iniziale drawdown uno si mette lì e fa il tergicristallo, lì si compra per forza, poi c'è il controstorno per forza. Se è brutto, se è bello, insomma. È tutto i tassi, queste borse qui fanno tutto i tassi adesso. La moda è questa. Comunque, scusami, c'era una domanda? No, volevo Ah, ci rispondere a tutti. sono alcune domande. Ah, beh, rispondo al Nasdaq. Se un punto d'acquisto infraday sul Nasdaq può essere o 202-203, perché rimbalza sempre. Chi guarda il Nasdaq, Eurex, insomma, oppure faccia i suoi conti con. Tanto non c'è differenza ormai con TickMill, no? Se quota l'indice non c'è differenza. Sulla quota tonda rimbalza sempre, per cui fa 200, 210, 212, ma io lo faccio per fare 8, 10, 12 punti. Quella è la differenza. E oggi già Oppure un altro che punto d'acquisto è 180, 181 Eurex. Ovviamente i parametri li fate identici con TickMill, andate a vedere il minimo è sempre un punto d'acquisto del Nasdaq, sempre, chiunque operi veramente sul Nasdaq sa benissimo che sul minimo una sforbiciata di 10, 14, 16 la fa sempre, a volte poi rimbalza e inverte. E se, per rispondere alla domanda, io userei quei due punti d'acquisto, 202 e 181. ok, me li ho segnati un po' in piattaforma. Su uno ho già avuto in realtà oggi una bella reazione. Quindi non so, Giuseppe, se già sei entrato a 200. Allora, Tony, sulle opzioni tu le negozi? Mi chiedono se c'ha le opzioni. Io negozio tantissimo, questo è uno che mi conosce, faccio quasi tutto in opzioni, traduco a voi col prezzo, però faccio almeno il 60% delle operazioni. Io preferisco vendere delle call grasse, ad esempio, che vendere direttamente sottostante, perché è qualche. Comunque sì, certo, le opzioni sì le faccio, la risposta è questa. Ok, chiede un po' delle indicazioni. Allora, io ho quattro. Allora, ci sono in coda 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande e abbiamo un minuto.
Vai, vabbè, vai veloce adesso. Allora, Lollo chiede, invece sul Dow Jones 30 vale sempre la logica dell'S&P 500? Oddio, io la logica Di dell'S. Oddio, sì, diciamo di sì, non è che io abbia mai parlato tanto di S&P 500, per cui non so a che logica si riferisce, però grosso modo sì, insomma, uno sono l'old economy, un altro invece sono i 500 principali. A me piace tantissimo il Nasdaq 100. Il Nasdaq 100 mi piace perché è quello che si adatta di più di tutti gli indici che conosco alla logica del tergicristallo. Cioè io riesco a volte perdo tantissimi soldi, però riesco a volte, siccome io opero sempre contro trend, mettendomi sui minimi o sugli eccessi, i long, specialmente il long sugli eccessi, quando scende, 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 te ti metti lì col Nasdaq, soffri un po', fai un giro, dopo 5-10 minuti torni buono. Sullo short è lo stesso coso, sul massimo ti metti su un massimo importante e stesso discorso. Quello lì, Nasdaq, è quello che mi piace di più. È più in infraday, ti fa sempre dei 20-30 punti di su e giù, che uno come me che media e va in controtrend ha sempre, quasi sempre, la possibilità di respirare. Talvolta prende il buridone, e ti fa delle fiondate di 100 punti, a quel punto io li perdo moltissimo, chiudo e amen. È ovvio che si perde, però insomma, ultimamente dà delle soddisfazioni in Nasdaq sotto questo aspetto. Questa è la prima domanda. La logica Dow Jones e S&P, direi di sì, non so quale logica sia perché non ho mai parlato. L'altra domanda? Allora, scusa se te lo faccio rispiegare, ma mi sfugge una cosa: perché la gente non chiede prestiti bancari se i tassi sono più vantaggiosi della storia? Perché se si aspetta che le cose vadano meglio, prestiti Beh, così. questa è la mia materia, è la mia materia, è la mia materia, la gente. Allora, ci sono due persone che chiedono i soldi. La gente comune, è il classico esempio, il mutuo, oppure il credito al consumo, però sono non soldi della banca, insomma, è un discorso un po' diverso, cioè piccoli importi per finanziare piccoli oggetti. E lì in teoria li chiede, ma il sistema bancario non li dà se non hai soldi. Insomma, la risposta lì è semplicissima. Praticamente le banche, e questo è un altro grosso concetto, non andrà mai bene col quantitative easing, con queste politiche lì, con i tassi zero. Le banche è il mio pezzo forte, anzi, è il mio pezzo forte dell'anno scorso, che dico sempre quando giro, le banche sono destinate ad andare male in tutto il mondo finché i tassi rimangono zero, perché il loro margine di intermediazione, la differenza tra quello a cui prestano i soldi e quello a cui se li fanno prestare è ridicola, è quasi zero, per cui non hanno interesse a fare business. E nessuno si mette a prestare dei soldi se non ha un ciuccio di differenza che gli consenta di sopportare il rischio di prestare i soldi, e quindi presta soldi solo a chi ha i soldi. Detto questo, se i tassi sono zero, la gente sarebbe più contenta, ma chi è onesto, oppure chi è onesto e vuole fare impresa, preferisce avere un prestito solo se c'è un traino di ordine dei suoi beni che produce. Allora, se c'è un'esplosione del suo bene, si amplia e lo fa volentieri il credito, lo chiede volentieri, la banca glielo dà volentieri. Ma a fronte di un'economia asfittica, di una carenza della domanda aggregata di beni di consumo, l'imprenditore che vede gli ordini sono sempre minori, poniamo quanti negozi chiudono, dice: io, almeno che non sia un truffatore che vuole fallire e lasciare il buffo alla banca, dice, anche se la banca mi telefona, io ho degli amici virtuosi, abbastanza ricchi, che quando sono con loro, un'ora sì, un'ora no, lo chiamano il direttore della banca: vuoi un prestito, vuoi un prestito, ma loro, perché ha le garanzie, ma loro dicono: no, ho solo della liquidità, capito? E se la liquidità è in eccesso, rende zero, ma se tu non la impieghi, non ce ne fai niente e non chiedi prestito. L'altra domanda? Tony, stanno arrivando a raffica, però io direi di fare così. Allora, perché ci sono domande su FCA, su mini bond,
anche sull'analisi tecnica, che Roberto dice che è d'accordo, hai ragione sull'analisi tecnica, ma per lui l'ATR è un indicatore fondamentale. Sono d'accordo con te, Roberto, anch'io lo utilizzo. Roberto lo vedo a occhio. Può sembrare presuntuoso, ma io lo vedo a occhio quello che fa la una sensibilità tale che quegli indicatori lì a me non servono, anche perché guardo due o tre cose. Io guardo sempre le stesse cose, a me di sapere la volatilità, che me la dica un altro, la vedo io, fidati. Dimmi, andiamo avanti. Allora, l'ultima due domande, anche se non è un po' attinente, diciamo, al mondo TICMIL, però Michele chiede cosa ne pensi di FCA e le due parole sui mini bond. I mini bond è difficile. Allora, FCA oggi c'è stata la retromarcia a quello che era stato ipotizzato. In parte il mercato, come si era gonfiato quel lunedì, 2 lunedì fa, di un 13-14%, pian pianino ha capito che non ci andava in porto e l'ha riperso. Quindi adesso è uscita la notizia, abbiamo ripreso un valore non più enfatizzato da un discorso serio che sembra che non ci sia, vale la pena ritornare a comprare FCA a questi prezzi qui, può andare bene. Mini bond è un discorso abbastanza lungo, può essere un'idea. Vediamo. Bisognerebbe vedere poi nella pratica come chi li sottoscriverebbe, a che tasso, quali garanzie, cioè bisognerebbe un po' vedere. Adesso io l'ho seguita questa storia qui, non è una sparata, è una buona idea, però poi non dispero che, non lo so, sono abbastanza favorevole, però ci sono potrebbero essere delle implicazioni a cui per dare una risposta io dovrei leggere, pensare. E in questo momento qui su due piedi mi trovo impreparato. Va bene, nessun problema, Tony, visto che hai risposto alle tantissime domande. Non è che so bene che cos'è il mini bond, però entrare nella qualità della scelta e dare a me non piace. Io sono un mediatore, sono uno che parla sempre da anni, ormai tutti i giorni, presso le televisioni, queste cose perché cerco sempre di non sposare mai un'idea e di essere conciliante con entrambe, per cui io sono tutto, sono grillino, sono leghista, sono PD, cioè dico quello che secondo me è giusto, però mediando. Evidentemente, anche se a me mi dicessero vorremmo fare gli Eurobond, io sì, io sarei l'idolo, farei gli Eurobond, però e gli Eurobond li farei volentieri. Probabilmente posso capire anche le ragioni di olandesi, tedeschi, austriaci che direbbero: ma come facciamo gli Eurobond con gli italiani? No, perché la condivisione dei rischi verrebbe estesa a tutto l'Eurogruppo, all'euro. Per cui, come vai a più complesso tutto qui. Non è assolutamente facile. Allora, io direi di chiudere, poi se avete altre domande, comunque domani c'è diciamo, l'evento dell'anno con gli amici di Vision Forex, dove Tikmir sarà sponsor e insieme a me ci saranno altri sette trader, tra cui il mago Tony Cioli Pugani, quindi vi do appuntamento domani mattina dalle ore 8:45. Per iscriversi andate sul sito di Vision Forex e seguite poi le indicazioni che vengono date dalla pagina. Grazie allora a tutti, come sempre vi auguro un buon weekend e ci vediamo domani per la Reunion Day. Grazie e buona serata. Ciao.